Grazie, scusate per il ritardo con cui sono arrivato, scuso sul ritorno degli organizzatori, si potrebbe dire che la memoria è sempre un po' in ritardo. È un piacere per me essere qui, soprattutto perché rivedo con grandissimo piacere Filippo Focati, sono legato da ricchissima amicizia, Guido Kranz, Paolo Pezzino, peraltro, che di memoria divisa e condivisa ne conosce qualcosa, che non conoscevo. Dunque, quando uscì quella benedetta, maledetta risoluzione del Parlamento Europeo, che vorrei dire non ha valore normativo, è soltanto un indirizzo, un atto di indirizzo politico che il Parlamento ha fatto, e restai in primo acchito sconvolto dal fatto che c'era questa equiparazione, anzi, responsabilità del comunismo stalinista insieme alla Germania nazista. Mi viene da pensare, se dobbiamo fare il bilancino di chi ha la colpa di cosa, tipo nel trattato di Versailles, dove c'era una clausola del trattato che prevedeva proprio la War Unity Clause, chi ha iniziato tutto questo terribile macello, allora mi è venuto in mente subito, ma perché non Mussolini? Visto che Mussolini è il primo che nel 1935 destabilizza tutto il sistema europeo partendo dall'Etiopia, però l'Etiopia vuol dire un grosso problema con la Gran Bretagna, vuol dire Mediterraneo, vuol dire tutto uno scassamento di sistema, senza dimenticarsi che Winston Churchill definiva Hitler un gentiluomo tedesco, da cui parola deve essere creduta, questo prima ovviamente di diventare capo del governo, e definire invece Mussolini un cialtrone e un filibustiere. Ecco, quindi in questo gioco di ripercorrere le responsabilità mi è venuto subito a me, ma perché non anche la nostra parte? E qui mi leggo un po' a Filippo quando diceva la Norimberga italiana, non c'è stata una Norimberga italiana, la Meloni dovrebbe cominciare a pensare a facciamo non solo una Norimberga del comunismo, ma facciamo anche una Norimberga italiana, e tutti i crimini di guerra italiani, a partire appunto dall'Etiopia, un po' in Spagna, l'occupazione dell'Albania, in Jugoslavia, che fine hanno fatto? Filippo qualcosa può dire a questo riguardo. Quindi ecco, è vero, in chiusura Filippo ha detto manca la storia più della memoria, manca lo studio della storia, ma soprattutto viene da pensare, ma l'Europa o l'Unione Europea, io uso sempre il termine Unione Europea più che Europa perché mi piace più distinguere l'aspetto istituzionale da quello geografico, l'Unione Europea a che politiche, non parlo di politiche di memoria, ma che politiche culturali si è data sin dall'inizio, non dico dalla fondazione, perché la fondazione Comunità Europea del Carbone, dell'acciaio e della cultura se ne parla pochissimo, e neanche quando nasce la Comunità Economica Europea, l'Euratom, si parla di aspetti culturali, c'è una piccola frangia di cooperazione per quanto riguarda progetti nel nucleare, anche con un potere culturale, di storia industriale nell'Euratom, ma bisogna aspettare De Gaulle con la proposta del 1962 di un'Unione Europea in cui si devono mettere in comune o comunque fare cooperazione anche tra aspetti culturali e politica estera. Erano gli unici due ambiti che la Comunità Economica Europea non ha affrontato. E dopodiché, quando è che si parla di cultura e di comune visione culturale dell'Europa? Beh, bisogna aspettare Maastricht, bisogna aspettare i programmi quadro della ricerca, bisogna aspettare gli investimenti sempre più crescenti per quanto riguarda la ricerca scientifica, ahimè con pochissimo interesse per quanto riguarda le humanities. Se voi prendete le famiglie di temi trattati nel settimo programma quadro, nell'ottavo programma quadro, il settimo, dico il settimo perché è quello più chiaro dal punto di vista della rendicontazione, vedrete che la storia è prima Filippo parlava di storia globale, no? Ecco, non c'è manco quella. C'è storia coloniale, c'è storia medievale,
c'è storia antica, c'è storia sociale, c'è storia delle donne, giustamente, storia di genere, storia, ma non c'è storia internazionale. E non sorprende che qualcosa come l'Unione Europea nelle famiglie SH che sono non preveda storia internazionale e preveda giustamente la storia coloniale, senz'altro, una parte fondamentale del processo storico di evoluzione delle nazioni europee, degli stati europei. Però non c'è nulla per quanto riguarda noi all'interno dei confini. E infatti ogni volta che si devono fare dei progetti nell'ambito del programma quadro europeo, bisogna andare a trovare quegli addentellati su altri ambiti o sociologici o politologici per poter affrontare l'aspetto della storia internazionale. Ecco, qua forse sta la radice di un'Europa che non si è mai interrogata su, non dico sulla memoria, ma sulla storia che l'ha messa insieme. Prima Guido Kreinz parlava di tutto il periodo, no, di allargamento, e anche Filippo ha fatto riferimento alla fase dell'allargamento. Beh, l'allargamento ha risposto sicuramente a motivazioni politiche, favorirono la transizione democratica in questi paesi di nuova democrazia. È stata molto meno fortunata questo ruolo dell'Unione Europea per favorire la transizione democratica di quanto non è stato nel caso, per esempio, della Grecia, del Portogallo e della Spagna. Ma andiamo a vedere che cosa chiedeva l'Unione Europea a questi stati quando gli diceva: se vuoi entrare devi fare questo, questo e questo. I criteri di Copenaghen: libere elezioni, libertà di libertà politiche, diritti civili garantiti, dopodiché era tutto economico. Non c'era niente riguardo a riflessioni sul passato, comunque che solo, anche solo noi siamo un esperimento di integrazione politica. Se voi volete far parte di questo esperimento di integrazione politica, dovete dichiararvi disposti a cessioni di sovranità, per esempio, che è la base su cui si è costruita l'Europa occidentale via via, con il mercato prima comune e poi il mercato unico. Non è stato chiesto niente a questi paesi. Questi paesi hanno preso un sacco di risorse, tutte tolte alla cooperazione internazionale in Africa, il che ha aperto la porta dell'Africa alla Cina, peraltro, questo andrebbe anche ricordato ogni tanto, che dopo il 1991 gran parte, il 90% dei fondi della cooperazione dei paesi in via di sviluppo è stato spostato verso l'Europa dell'Est, e nello stesso tempo però non c'è stato un negoziato politico del dire: voi entrate, ma entrate in un corpo che ha una natura, che ha un ethos, che ha un carattere. Forse viene da dire, non è stato fatto questo perché l'Unione Europea non ha un ethos politico, non ha un carattere, non ha un'identità, non ha costruito il cittadino europeo. Se ne è preoccupato forse nel corso degli anni 80, fino agli 80, con la Commissione, con una Commissione ad hoc su essere cittadini europei, ma la Commissione a Donnino, a parte questo, non è stato creato nessun homo europeus. E ogni volta che sento la retorica di Erasmus metto mano alla pistola, detto Goebbels, cioè il fatto che l'uomo nuovo europeo nasce grazie a Erasmus. Pensiamo a quanti sono gli studenti Erasmus in percentuale di una popolazione universitaria che è già minoritaria rispetto al grosso della popolazione giovanile. Non si sta creando l'uomo europeo, non c'è stato un tentativo da questo punto di vista. E io sono reduce, aggiungo, da un brevissimo viaggio, dal 7 all'11 sono stato a Berlino, e qui volevo rispondere a Filippo, interrompere con Filippo un attimo. Tu hai detto una cosa che i tedeschi rifiutano, che è il nazionalismo. Beh, io sono stato a Berlino la prima volta nell'87, poi più volte dopo la caduta del muro. Io ho visto non un nazionalismo politico crescere, però ho visto per esempio un nazionalismo linguistico. Senso, oggi in Germania, se vuoi cosa la vita a Bruxelles, se vuoi lavorare, a volte non è neanche necessario che tu conosci il francese
ma basta l'inglese perché gran parte della realtà il lavoro di lingue, parlo di lavoro ovviamente non da operaio o da lavori medio alti, ecco, in Germania pretendono con forza, quasi una rivendicazione alla francese, che devi sapere il tedesco. Questa cosa non è ovviamente un segno di nazionalismo politico, però è segno di qualcosa è cambiato rispetto al passato. Nella Berlino dell'87, nella Berlino Ovest dell'87, tutti parlavano inglese, anzi se ne facevano quasi un vanto. Nella Berlino del 2019 mi è capitato un paio di volte di parlare in inglese a dei camerieri, perché il mio tedesco non è così brillante, e mi è toccato parlare poi in tedesco con grossa fatica, perché l'inglese non veniva assolutamente compreso, né accettato, c'è una sorta di chiusura, lo stesso all'interno degli edifici, di uffici pubblici, lo stesso all'interno di con la polizia, il poliziotto di solito, non so, vicino urbano, che è al servizio dei turisti in una città come Berlino, con quattro parole di inglese, no, invece no, nur Deutsch. Nur Deutsch, Entschuldigung, ma in Canada nur Deutsch, vabbè, Entschuldigung, però sembra abbastanza pericoloso. Quindi non sono così convinto, come diceva Filippo, che non ci sia una propensione al ritorno del nazionalismo. L'ultima considerazione che vorrei fare è riguardo, che con cui ho aperto, è riguardo al Parlamento europeo. Concordo totalmente con Guido Kreitz. Ogni volta che si cerca di mettere normativamente per iscritto che cosa va condannato sul piano storico e che cosa non va condannato sul piano storico, la cosa è riluttante e soprattutto porta a dei grossi guai. Quella risoluzione era nata per opera di un gruppo di deputati polacchi che l'avevano presentata in maniera anche molto più dura rispetto a quello che è la versione finale. Attraverso il gioco dei gruppi parlamentari, perché poi mi è stato spiegato, per esempio da Brando Benifei, il capo delle nazioni del PD, al Parlamento europeo, come è stata poi modificata questa risoluzione, per venire incontro a un dialogo con questi gruppi dell'Est Europa, dell'Europa centrale e orientale, attraverso un lavoro di Lima e di modifica si è arrivati al risultato finale. Una parte del gruppo dei socialisti democratici non la voleva firmare, non la voleva votare, ma poi ha prevalso una sorta di ragione di Stato. Se tu respingi una mozione proposta da un gruppo, poi rischi che la volta dopo venga respinta una tua proposta indipendentemente dal contenuto, soltanto come risposta al tuo respingimento precedente. Quindi è stata una sorta di non c'è stata una piena accettazione da parte di tutti i gruppi, ma una risoluzione così importante, soprattutto perché si parlava di memoria e di gestione del passato, è stata prodotta in questa maniera alla fine in ossequio a un dialogo e a un gioco politico tra i gruppi. Questa secondo me è la seconda cosa più riluttante di questa risoluzione, perché alcuni poi del gruppo, per esempio Francesco Maiorino e Patrizia Toia, non hanno fatto altro che togliere la scheda dal lettore al momento della votazione, quindi sono risultati non votanti. Altri si sono, come Bartolo, si sono scusati successivamente, hanno cambiato il voto, ma gran parte del gruppo socialista democratico ha votato a favore. Questo crea un precedente, perché come diceva prima Kreitz, cioè Berlinguer non può essere paragonato a un dirigente della Stasi, a una visione della Stasi. E per chi ha memoria di un certo tipo di comunismo, di attività politica comunista in Occidente, parlo dei francesi, parlo degli italiani, parlo degli spagnoli, penso non abbia problemi a riconoscere cosa è stato lo stalinismo in quei paesi dell'Est, ma certo ha molti più problemi a considerare il comunismo totalitarista come una famiglia in cui tutto viene compreso, sia i partiti comunisti occidentali, sia i partiti comunisti orientali, perché poi alla fine la risoluzione
Sul piano politico, a questo porta la lettura di politico di destra o di centrodestra, dice: beh, anche il Parlamento europeo ha condannato il comunismo, tutto il comunismo è condannabile, anche quello che non ha dato prove negative. Mi viene da sorridere a pensare che al momento nessuno ha mai aperto bocca né in Europa né fuori sul fatto che facciamo grandi affari con uno Stato comunista, formalmente comunista, a partito unico, totalitarista, non tanto nella faccia politica, ma nelle politiche interne di schedatura dei cittadini, soprattutto di intervento per quanto riguarda l'aspetto commerciale fuori dai confini. E questo invece non solleva nessun tipo di sorpresa, nessun tipo di imbarazzo. Ecco, da questo punto di vista io credo da storico che si occupa sì di Unione Europea, ma non la deifica come qualcosa di perfetto. Ecco, si debba veramente fare un passo indietro rispetto a questo tipo di produzione di documenti e, come diceva Filippo, sicuramente promuovere lo studio della storia, non promuovere il ricordo di una memoria che inevitabilmente, con uno studio della storia che è minimo o comunque non accurato, viene falsato. Grazie.